appena gli speculatori, i mercati internazionali, cominciano a sospettare che l'Italia potrebbe uscire, come già è cominciato ad accadere, perché prima ho parlato dell'indice Sentinels, si scatena la speculazione sul debito pubblico italiano. Al momento in cui la Banca Centrale Europea non è più in grado o non vuole più intervenire, allora gli spread salgono alle stelle e si scatena una crisi. Potrebbe anche essere una crisi grave. Quale sarebbe la crisi di investimento? Intanto perché tutti quanti prevedono, o la maggior parte delle persone prevede un ritorno alla lira, e quindi tutti quanti cercheremo di mettere al sicuro i nostri euro, sapendo che la lira si svalterà rispetto all'euro. Se prevediamo che la lira si valuta del 30% rispetto all'euro, sappiamo che la nostra ricchezza si svalterà del 30% dopo l'uscita dell'Italia. Quindi cosa faremo? Chi ha la possibilità toglie i soldi del proprio conto corrente in banca e li mette in una banca svizzera o tedesca o di Malta o di Lussemburgo. Quindi fuga dei capitali. Il che ovviamente aggraverebbe la situazione. Chi non è in grado, diciamo i piccoli risparmiatori, quelli che non hanno un'aziendina, cioè non è in grado di aprire un conto in Germania o in Svizzera, ritira i soldi dal proprio conto in banca e li mette sotto il materasso. Perché li mantiene come euro. Dopo che l'Italia era uscita, potrà cambiare l'euro in lire senza perderci. Le banche andranno in difficoltà. Le banche andranno in serie difficoltà. Primo perché si svalutano i titoli del debito pubblico, che sono una parte del patrimonio delle banche. Le banche hanno investito in debito pubblico italiano. Quindi il loro bilancio patrimoniale sarebbe seriamente compromesso. Secondo perché ci sarebbe una fuga di liquidità verso le banche straniere. E terzo perché ci sarebbe una corsa agli sportelli. Tutti quanti andrebbero in banca e credono soldi. Quindi le banche avrebbero difficoltà, si bloccherebbe il credito, le imprese senza credito non sono più in grado di fare investimenti, le famiglie rinviano le spese perché c'è questa incertezza e quindi la domanda aggregata si riduce e la crisi della metà finanziaria si trasmette all'economia. Potrebbe essere una crisi abbastanza grave. Sulla gravità nessuno può dire, la gravità e l'estensione del tempo nessuno può dire nulla. Quello che si può dire però è che se c'è un governo che abbia idee chiare e che sappia cosa fare, potrebbe ridurre molto la gravità della crisi e la durata della crisi. Ora non ho tempo per entrare in particolare, comunque su questo numero della rivista c'è un mio articolo che spiega cosa dovrebbe fare un governo che volesse cambiare questa crisi e ridurla ai minimi tempi. Il punto è questo, la tesi che sostengo io è questa qua. Una crisi di passaggio è necessaria, è inevitabile, e la dobbiamo considerare come il prezzo che siamo disposti a pagare per far uscire l'Italia da una stagnazione secolare. Questo è il punto. Noi dobbiamo mettere a confronto una crisi che può durare 4, 5, 6 mesi, anche un anno, e poi dopo c'è la ripresa, con una situazione come quella attuale in cui abbiamo crescita negativa da 10 anni e che promette di andare avanti altri anni. Quindi è un prezzo, secondo me, che dobbiamo pagare, cercando di minimizzarlo, ma dobbiamo essere disposti a pagare per uscire da questo punto. Ci sono altri problemi. Ora l'accenno soltanto, probabilmente ci darebbe una spinta inflazionistica in seguito alla conversione della lira. Ma io non credo che questo sia un problema grave, e appunto anche in questo caso dipende dall'abilità del governo e dall'intenzione del governo. Non è detto che una svalutazione del 30% della lira causi un'inflazione rilevante. Per dirvi semplicemente un dato, l'euro si è svalutato del 26% dal 2014 ad oggi, e gli effetti sull'inflazione sono stati pressoché nulli. Quindi il problema dell'inflazione può esserci, ma può anche essere evitato o ridotto ai minimi termini se il governo è capace. Un ultimo problema, che poi dopo magari
seguito all'intervento del collega qua, l'onorevole Guardiola. L'altro problema che viene sollevato è che le imprese italiane che hanno passività verso l'estero, cioè che hanno dei debiti, per esempio verso le banche tedesche o francesi o inglesi, in euro, avrebbero una perdita con la valutazione della lira. Se hanno un debito di 100 e una lira si ricorda del 30%, pagheranno 130. E questo può essere un problema. Però a fronte di questo problema c'è anche il fatto che le imprese o le famiglie italiane che hanno attività sull'estero ci guadagnerebbero. Se io ho un conto corrente in euro in una banca tedesca, oggi, dopo la valutazione della lira, saranno 130 lire. Quindi mentre ci sono delle categorie che ci perdono, ci sono altre categorie che ci guadagnano. Chi è che ci perde e chi è che ci guadagna? Allora il punto è, questa cosa ci sono dei caratteri molto semplici. Le banche sono nettamente in condizioni di passività, quindi le banche ci perderebbero. E questo sarebbe un ulteriore fattore di aggravamento della crisi delle banche. Ma il sistema privato nel suo complesso ci guadagnerebbe, perché abbiamo una posizione netta positiva rispetto all'estero. Cioè nel complesso i privati, il settore privato italiano ha attività all'estero in eccesso rispetto alle passività rispetto all'estero e quindi ci guadagnerebbe. Sostanzialmente sono tutti quelli che hanno esportato capitali negli ultimi anni, che hanno rubato di più, guadagno. Esatto, quelli che hanno portato i capitali all'estero a partire dal 2011, quando siamo partiti dalla crisi. Quelli che portano i capitali all'estero ci guadagnano, ma questo, diciamo, vista la crisi, sarebbe un fattore positivo, nel senso che a quel punto avrebbero convenienza a riportare i capitali in Italia. L'unico problema serio di una crisi del genere è quello del rischio di fallimento delle banche. Le banche corrono veramente seri rischi in questo caso. Primo, perché si svalvola il patrimonio in seguito alla valutazione del debito pubblico. Secondo, perché ci sarebbero le corse agli sportelli e perdita di liquidità da parte delle banche. E terzo, perché avendo una posizione netta passiva rispetto all'estero ci prenderebbero il problema. Come si fa a fronteggiare questo problema? Molto semplice. Dipende sempre dall'abilità e dall'intenzione del governo. Appena scoppia questa crisi, la prima cosa che deve fare il capo del governo è dichiarare: nessuna banca verrà lasciata fallire, verranno salvate le banche con soldi pubblici, e per ogni lira che il governo mette nelle banche è una lira di proprietà pubblica delle banche. Quindi salvataggio non alla maniera in cui stanno facendo adesso con le banche lesse, cioè regalano le banche a una banca privata e accolgono allo Stato le perdite, no. Le banche vanno salvate perché si salvano i risparmiatori con i soldi pubblici, ma quelle salvate diventano di proprietà pubblica. E questo è uno dei modi in cui si può cercare di minimizzare il rischio. In conclusione, io dico che la situazione in cui ci troviamo è grave. È una situazione di difficoltà cronica, non è una crisi passeggera. È una situazione di stagnazione che dura da decenni, si parla di un ventennio, non si vede la possibilità di uscire da questa situazione finché si resta nell'Unione Europea. L'unico modo per uscire dalla crisi è uscire dall'Unione Europea. Questo comporterà una crisi di passaggio che può essere più o meno grave, che il governo può cercare di minimizzare, ma il costo comunque dobbiamo essere disposti a pagare per uscire, per togliere all'economia italiana, alla società italiana, le catene che l'hanno inceppata negli ultimi 20 anni e prometto di incepparla per i prossimi 20 anni. Grazie. Hai riflessi sui salari? Sì, scusate.